Centralina sul Brenta, il consigliere Campagnolo chiede all'amministrazione di garantire la sicurezza dei cittadini. Una pavimentazione in pietra per il ponte degli Alpini, l'assessore Zonta ce lo chiede la sovrintendenza. Continua il nostro viaggio nelle case di riposo di Bassano, riflettori puntati sulla carenza di manutenzioni. I comuni dell'Altopiano ospitano fino a domenica installazioni fatte con gli alberi schiantati da Baia. Passaggio di Osciana al gruppo Conad, sciopero dei lavoratori, chiuso il negozio di Piazzola. TG Bassano, una buona serata a tutti voi telespettatori, ben ritrovati nei nostri studi. In apertura lo avete sentito dai titoli, ci occupiamo della centralina sul Brenta che potrebbe sorgere a due passi dal Ponte Vecchio di Bassano. Bene, è intervenuto questa sera il consigliere comunale Roberto Campagnolo, che chiede a gran voce che l'amministrazione pensi in primis alla sicurezza dei cittadini. Centralina sul Brenta, ridosso del Ponte Vecchio di Bassano, una battaglia che non si placa perché sui due fronti opposti ci sono l'interesse del privato e quello pubblico. Interesse pubblico che dovrebbe essere non solo tutelato, ma garantito dall'amministrazione comunale, in primis dalla prima cittadina Pavan. Hanno dato l'incarico in zona Cesarini al legale per opporsi, pur essendo un motivo dell'opposizione più che fondato, questo a detta dei tecnici comunali, del segretario generale, e quindi non si capisce perché non si debba tenere alto il livello di attenzione sul versante della sicurezza per un'opera privata che va a insistere in un luogo che è un luogo comunque pubblico molto delicato della nostra città. Come stiamo riportando, già da qualche giorno è stata recintata una ben precisa ampia area, vedete dalle immagini, con tanto di lucchetto che blocca il cantiere, un cantiere in realtà inesistente, tutto fermo, nessun lavoro in corso. La regione dal suo canto è intervenuta per chiedere una verifica statica degli storici edifici di fianco ai quali dovrebbe sorgere la struttura energetica privata che, lo ricordiamo, insisterebbe sul suolo pubblico per quanto riguarda la potenza idrica da intercettare. La regione ha chiesto inoltre un progetto di monitoraggio dei movimenti del suolo nella collina sottostante il castello, che già in passato aveva destato preoccupazione. Insomma, una regione che, carte alla mano, intende muoversi per tutelare l'interesse del pubblico e un comune che, con le stesse carte alla mano, pare intenda lasciare carta bianca al privato e quel cantiere comparso dal nulla che chiude un'intera area demaniale. Questo è un cantiere soltanto di facciata, nel senso che non muoveranno forse una foglia per far finta di lavorare, perché dovevano in qualche modo certificare un avvio lavori prima del 26, che era la scadenza dell'ultima proroga che aveva dato la regione. La regione non ha più prorogato, ci risulta, e quindi prima del 26 dovevano dimostrare che partivano con i lavori, ma questa è una situazione palesemente contraria alle prescrizioni del tribunale, che dice fate un controllo a febbraio 2020. Quindi una situazione incredibile. Un cantiere fantasma, però le barricate ci sono chiuse con un lucchetto. È un cantiere fantasma che va, secondo lei, a incidere col cantiere sul ponte? Insiste in quell'area. Attualmente via Posterla è ancora una zona di accesso, la zona di accesso più prossima per quella che è la parte del cantiere sotto il ponte. Ci sono delle responsabilità da parte del sindaco, dell'assessore dei lavori pubblici e dei tecnici che hanno la responsabilità di questo cantiere, se la assumeranno fino in fondo, insomma, per quello che sta succedendo. Un primo passo dovrebbe essere compiuto proprio dal sindaco, che deve far rimuovere la recinzione del cantiere fantasma e riconsegnare così l'isolotto ai legittimi proprietari, i bassanesi. E restiamo proprio in quell'area, parliamo del Ponte Vecchio di Bassano, nello specifico parliamo della pavimentazione che dovrebbe essere posizionata sulla struttura lignea. Pietra o legno, questo è il dilemma. Il comune di Bassano si trova a dover fare i conti con il materiale da utilizzare per il piano di calpestio del Ponte degli Alpini, ma fra le due possibilità pare proprio che la scelta ricadrà sulla pietra. Lo annuncia l'assessore ai lavori pubblici citando le indicazioni della sovrintendenza. La pavimentazione prevista a progetto attualmente è in legno, la sovrintendenza però ci ha chiesto di fare alcune altre valutazioni alternative. Noi come amministrazione stiamo proponendo, e anche perché ci piace, una pavimentazione in pietra molto simile, se non uguale,
a quella che c'era prima della ristrutturazione del ponte. Per la pavimentazione ci sarà da aspettare ancora per qualche tempo, ma dal comune fanno già sapere che ogni decisione verrà prima proposta alla cittadinanza. La pavimentazione è l'ultima lavorazione che si fa, sì, che sarà tra un anno, oltre più di un anno, per cui abbiamo il tempo per pensarci, per fare delle proposte anche da condividere con la città. Nel frattempo proseguono i lavori sul ponte e fra poco, sempre che Giove Pluvio non ci metta lo zampino, rivedremo le ture per le operazioni in alveo. Stiamo svolgendo dei lavori relativi alla parte del piano di calpestio, delle balaustre, dei pilastri e della parte del tetto. E stiamo attendendo l'apertura della finestra, che sarà verso fine mese, primi di dicembre, e pioggia permettendo andremo in alveo per costruire le ture e sistemare le altre due stilate. E continua il nostro viaggio all'interno delle case di riposo di Bassano in attesa dei nomi del nuovo CDA. Resta tutto bloccato sul versante manutenzioni. Case di riposo di Bassano, sta arrivando una pioggia di segnalazioni alla nostra redazione di persone che denunciano una situazione davvero difficile non solo per i lavoratori ma anche per gli anziani ospiti. Vi abbiamo portato la testimonianza di una nostra telespettatrice che, ben conoscendo la realtà all'interno delle strutture, ha deciso di rivolgersi a Rete Veneta. Premi lavoro non attribuiti, personale ridotto all'osso, costretto a turni snervanti e, come abbiamo raccontato nei giorni scorsi, anche una scarsissima manutenzione. Ricordate l'unico ascensore che porta un reparto protetto fuori uso da più di 15 giorni? A oggi ancora nulla di fatto, nonostante l'obbligo della direzione di aggiustare il guasto. Probabilmente ci sono degli ordini dall'alto che hanno fatto in modo che non ci sia la riparazione di questo ascensore. Mancano i soldi, mancano i pezzi, non lo so. E ci fa un esempio di un fatto molto analogo accaduto alle case di riposo. Che sarà il furgone della casa di riposo che serviva per portare avanti e indietro la biancheria sporca e pulita, che aveva un pneumatico rotto, bucato, e penso che siano andati in giro una ventina di giorni con il pneumatico bucato. I furgoni hanno più di 4 pneumatici, perché non c'era l'autorizzazione da parte della direzione di portare il furgone a cambiare pneumatico. Insomma, niente autorizzazione dalla direzione, niente manutenzione, tutto chiaro. E intanto, in attesa dei nomi del nuovo consiglio di amministrazione, l'ascensore a Villa Serena resta guasto, con forti disagi per tutti gli anziani. E proprio alle vostre segnalazioni in merito alla situazione delle case di riposo è dedicato il nostro TG Linea Aperta. Case di riposo, segnalate problemi o disservizi, inviateci un messaggio attraverso il numero WhatsApp e noi cercheremo di continuare a seguire questa lunga vicenda che davvero sta interessando tantissime persone. E un'altra segnalazione invece è arrivata a Rete Veneta da un nostro telespettatore che abita a Santa Croce. Cioè qui a Bassano. Impossibile trovare parcheggio per i residenti. La segnalazione arriva da Roberto Tartaglia, un nostro telespettatore residente a Santa Croce di Bassano, che ha deciso di chiamare Rete Veneta facendosi portavoce di un'intera via. Che continuano a mettere a parcheggiare gli insegnanti, i genitori, quando ci sono le riunioni, sul parcheggio piccolo davanti casa, e spesso volte non abbiamo il parcheggio per noi residenti da parcheggiare. Il bello è che dice il posto c'è, i parcheggi ci sono. Sì, e soprattutto dietro verso Pingo, quello è sempre vuoto, però per la comodità parcheggiano davanti anche casa mia, e non lasciando il posto per noi residenti. Unica tregua in estate, quando le scuole sono chiuse, ma questa è una magra consolazione, dichiara il nostro telespettatore, che si è rivolto più volte in comune. Questo se mettessero il parcheggio per i residenti. E loro cosa hanno risposto? Che vogliono mettere diritto di transito, per cui soprattutto davanti a casa mia non posso mettere la macchina neanche noi residenti. Allora si ha chiesto appunto che ci sia una delimitazione ben precisa sui posti per i residenti e i posti invece per gli esterni. Sì, perché dico che in centro Bassano posso mettere i posti per i residenti, mentre all'esterno della città... Come dire, cittadini residenti di serie A e residenti di serie B? Sì. Sempre mettere delle cassette per terra per evitare che parcheggino. Allora andremo a chiedere all'assessore competente come intenda muoversi per risolvere questa situazione. Iniziano domani mattina le celebrazioni in occasione del 4 novembre a Cimagrappa e a Bassano.
partono domattina le celebrazioni di Bassano del Grappa per la festa dell'Unità Nazionale e per il 101° anniversario della vittoria. Il programma prevede che autorità e partecipanti si ritrovino alle 10:15 alla caserma Milano in Cima Grappa, a seguire la deposizione di una corona d'alloro in memoria dei caduti di tutte le guerre e la santa messa al sacello della Madonnina del Grappa. Il programma prosegue sabato mattina alle 9 con gli onori del gonfalone della città di Bassano, con partenza del corteo dalla sede municipale. Quindi sarà deposta una corona d'alloro al mausoleo di Santa Croce. Nella chiesa di San Francesco verrà officiata la messa in suffragio dei caduti. Infine il corteo ripartirà in direzione dell'ala dei caduti in piazza Garibaldi e alla lapide di Viale Martiri. Adesso andiamo sull'altopiano dove restano allestite alcune appunto opere che sono state realizzate con gli alberi schiantati dalla tempesta Vaia. Un anno è passato da quando la tempesta Vaia si è accanita sul Veneto, portando distruzione anche sull'altopiano dei 7 comuni. Nella ricorrenza le amministrazioni comunali di Enego, Fozza, Gallio, Roana, Lusiana Conco e Rozzo hanno aderito alla proposta di Legambiente di commemorare quanto accaduto attraverso microinstallazioni realistiche nelle piazze dei paesi. Sono il sindaco di Enego, uno dei 7 comuni dell'altopiano, sicuramente il più colpito dalla tempesta Vaia. E siamo qua a commemorare, diciamo, questo triste giorno, però siamo anche abbastanza, diciamo, con una vena di soddisfazione, perché abbiamo trovato e abbiamo scoperto quanti ci vogliono bene. Grazie a queste installazioni cittadini e visitatori potranno riflettere sui danni causati dalla tempesta. Il comune di Roana è stato fra i comuni più colpiti dalla tempesta Vaia. Noi tutti abbiamo vissuto in prima persona quanto è successo e da un anno il ricordo è ancora profondo dentro le nostre menti. I volontari di Legambiente con i soci dell'Altopiano saranno inoltre presenti a fianco delle opere fino a domenica in tutte le piazze dei 6 comuni coinvolti per rispondere a quesiti sulla tempesta e sul dopo Vaia. Siamo nel comune di Lusiana Conco per ricordare l'anniversario della tempesta Vaia. La tempesta che l'anno scorso, proprio il 29 ottobre, ha distrutto migliaia di piante sull'altopiano dei 7 comuni. Come Lega Ambiente stiamo collaborando proprio per questo avvenimento e per ricordare quello che è successo. Verranno anche raccolte firme di solidarietà, commenti e fondi per aiutare a fare nascere i boschi dell'altopiano. Siamo a Fozza, una bruttissima giornata che ben sintona l'umore che abbiamo tutti noi in questa commemorazione di Vaia. È stata allestita in modo volutamente scarno proprio per indicare una tragedia. E adesso vi facciamo conoscere Tommy, che Tommy è un giovanissimo campione di trial. È giovanissimo, ma è già un super campione del Triveneto di trial con la sua inseparabile moto. Si chiama Tommy Stefani, abita con la famiglia a Solagna, uno spazio aperto dove con papà si allena per diventare un campione. Mi piace soprattutto i salti, i giri che faccio, e perché mio papà e mia mamma mi portano sempre in giro e scopro posti diversi e amici. Il papà, soddisfatto del proprio figlio, in qualche maniera lo ha incoraggiato all'approccio con questo sport che reputa non pericoloso. Non è pericoloso, perché il trial è uno sport dove la precisione che fa... Il fondamentale è la precisione, non è la velocità come nel motocross o l'enduro. Per i bambini è la miglior cosa per iniziare. Mi sento molto bene con la mia moto e anche con i ragazzi più grandi sarà più difficile, ma con il mio coraggio, con il mio impegno cerco di fare del mio meglio. La passione è nata perché io ho fatto qualche anno di motocross quando ero più giovane, e però allenarsi, fare motocross in un posto così disturbava troppo la gente, invece con questa tipologia di moto prima roba non rovina il terreno e anche come rumore non è fastidioso. E qui da noi ci sono parecchi posti dove poterci allenare e quindi dopo essere presi avanti per le gare, insomma. Anche la mamma di Tommy si dice soddisfatta, in una famiglia dove regna l'armonia e un po' ricorda il modello famiglia dei tempi andati, dove immersi nella natura si vive in semplicità ma con una collezione di coppe destinate ad aumentare. È una cosa meravigliosa, tipo c'è sfidanti che si dicono: guarda Tommy, guarda l'ostacolo, devi fare così, è una bellissima cosa. Meravigliosa, veramente. È uno sport che consiglio ad altri bambini che vorressero provarlo.
Beh, intanto possiamo dire davvero bravo, bravo Tommy. Adesso andiamo a Cassola, 20.000 euro per spese scolastiche e sportive, sentiamo. Libri di testo, cancelleria, materiale didattico, mensa, trasporti scolastici, ma anche i corsi in palestra o in piscina o l'iscrizione alle società sportive. Il Comune di Cassola stanzia 20.000 euro per aiutare le famiglie a sostenere le spese per l'istruzione e la pratica sportiva dei figli. È il pacchetto Scuola e Sport, lanciato dall'amministrazione per garantire il diritto allo studio e per promuovere l'attività fisica dei giovani e dei giovanissimi. Per presentare la domanda c'è tempo fino al 16 novembre. E Romano De Zellino chiude il centro raccolta rifiuti di San Giacomo. Romano De Zellino. Nell'ambito della riorganizzazione e miglioramento del servizio di raccolta rifiuti, a partire dal primo giorno di novembre verrà chiuso definitivamente il centro di raccolta di San Giacomo in via Generale Giardino, che risulta non più conforme a quanto previsto dalla normativa. Rimarrà aperto invece il centro di raccolta di Fellette in via della Pace. Per accedere al centro di raccolta è necessario presentare l'apposita tessera. Adesso ci occupiamo dell'avvertenza per il passaggio dei negozi Smaoshana al gruppo Conad. Oggi i lavoratori sono scesi in sciopero e nel Padovano è stato chiuso il negozio di Piazzola sul Brenta. Il vento e qualche goccia di pioggia non fermi i lavoratori del gruppo Smaoshan. Da ottobre a febbraio passeranno i primi 12 ipermercati a Conad. Alcuni punti vendita sono già passati. 5.700 i lavoratori coinvolti, 12.000 quelli rimanenti al gruppo Shan, di cui non si conosce la sorte. In provincia di Padova, presidio provinciale a Piove di Sacco, 80 dipendenti, 8 su 10 hanno incrociato le braccia, chiusi alcuni reparti, tra cui la pescheria. Quindi ad oggi garanzie per il futuro non ne abbiamo. Abbiamo garanzie relative al fatto che comunque il punto vendita SMA, come tanti altri punti vendita, verranno ceduti ad imprenditori locali, quindi abbiamo una continuità e di questo dobbiamo darne atto, però oltre alla continuità verremo certezze per il futuro dei lavoratori. Passeranno tutti i dipendenti nel nuovo gruppo, resteranno nello stesso punto vendita. Le domande si susseguono tra i lavoratori, preoccupazioni per chi passa, preoccupazioni per i punti vendita e per mercati che ancora non sono entrati a far parte del progetto nel Padovano, Piazzola sul Brenta e Fontaniva. L'incertezza più grande è sicuramente per i negozi che non passeranno. Non possiamo dire che abbiamo certezze e che siamo tranquilli anche rispetto ai negozi che passeranno, però, perché chi è già passato, stiamo già raccogliendo segnalazioni su difficoltà nell'organizzazione del lavoro e nelle relazioni. Sui negozi che passeranno ne abbiamo già fatto richiesta di incontro, la rifaremo nuovamente perché la preoccupazione naturalmente è su quello che succederà dopo. Grande anche la preoccupazione per i colleghi part-time, spiegano i sindacati. Chiedere flessibilità, in cui magari vuol dire fare anche 9 ore al giorno, per di più magari spezzate, che non si potrebbe per i part-time, questo a noi ci pone molta preoccupazione, quindi per la qualità, oltre che per la quantità del lavoro, anche per la qualità. Alle 21.15 torna l'appuntamento con Focus, ospiti nei nostri studi Stefano Bonaldo, Leopoldo Bottero, Cristiano Casadoro, Settimo Gottardo, Francesco Pontelli e Antonella Tocchetto. Questo per noi è davvero tutto, grazie per essere stati in nostra compagnia, una buona serata a tutti voi, arrivederci.